come scegliere gli pneumatici da fuoristrada? Gli pneumatici, come scegliere le gomme da fuoristrada? In questo video capiremo le grandi differenze che ci sono tra una categoria di pneumatici e gli altri, senza troppo addentrarci nello specifico di cosa è meglio, di cosa funziona, quale modello, quale marca. Vabbè, anche perché potrei apparire un pochino di parte. Oggi parleremo nello specifico di tre tipologie di pneumatici: enduro FIM, motocross e trail, oppure per le maxi enduro, via. Andremo a fare successivamente degli altri video dove andremo a analizzare modello per modello e il loro impiego. Anzi, iscrivetevi al canale, così rimarrete aggiornati. Iniziamo dal pneumatico da enduro. Quali differenze ci sono tra queste e il motocross? Allora, innanzitutto il pneumatico da enduro deve essere un pneumatico che ci dà delle caratteristiche di trazione importanti, ma anche di versatilità, perché il pneumatico da enduro si deve adattare alle più svariegate situazioni che troviamo nel nostro percorso, che sia amatoriale o che sia una gara, perché si passa dall'asfalto alle radici, al fiume o alla terra battuta, o dalla mulattiera in prima marcia oppure al fettucciato a tutto gas. Abbiamo infatti il cerchio da 18, questo ci dà la possibilità di avere una larghezza maggiore che ci darà una maggiore impronta a terra, quindi questo più grip e più trazione, una spalla un po' più alta che assorbirà gli ostacoli come le radici, comunque garantendoci sempre una maggiore trazione e una maggiore sicurezza. A discapito di questo ci sarà chiaramente nelle parti più veloci un maggiore ondeggiamento. Come facciamo noi produttori a soddisfare le esigenze degli utilizzatori? Lavoreremo su una serie di fattori che si parte dalla carcassa e dal compound, perché la carcassa dovrà essere in grado di attutire tutti gli ostacoli che andremo a trovare sul nostro percorso, che sia la girata della domenica o la gara. La carcassa dovrà essere capace di restituire comunque un'energia non troppo rapida, perché sennò ci farebbe rimbalzare. Il compound sarà un po' più morbido del motocross, ci darà maggiore trazione in tutte quelle condizioni dove c'è pochissima aderenza. Golden Tire in questi anni si è resa famosa proprio per queste caratteristiche, inventandosi il pneumatico X da estremo, dove abbiamo un compound e una carcassa molto morbidi che ci aiutano in quelle condizioni di estrema difficoltà. E adesso passiamo al motocross. Oh, eccola qua. Questo è un pneumatico da motocross, si vede subito la differenza perché ha un design molto più aggressivo, ha una spalla molto più bassa, grazie anche al cerchio da 19, e questo fa tutto il contrario di quello che abbiamo detto finora. Abbiamo un compound più duro perché ci deve dare trazione, ma in maniera differente, ci deve permettere di uscire dal cancelletto, ci deve permettere di sostenerci nelle rampe dei salti, ma anche negli atterraggi. Altra cosa importante, quando andremo a fare le curve di percorrenza non dovremo avere l'ondeggiamento che ci fa perdere trazione. Il fatto che il motocross si svolge comunque in un circuito chiuso, quindi non ci sono condizioni variabili durante l'arco della gara, ci dà la possibilità di scegliere un pneumatico più specifico e dà libero sfogo a noi produttori di disegnare i pneumatici più diversi. Questo porta ad un'estrema specializzazione e qua il ventaglio si apre. Abbiamo pneumatici da duro, intermedi, da morbido e anche i terreni da sabbia, il famoso pneumatico a pale. E adesso passiamo al trail. Occhio che questo è pesante, eh? Oh, hopla! Eccoci qua, questa è un'altra mia creazione di cui sono particolarmente fiero. Dopo 2 anni di studi e di ricerche siamo riusciti a realizzare questo pneumatico e portare sulle grandi enduro come l'Africa Twin, la Tenere o anche il KTMR un pneumatico che potesse dare la possibilità di guidare in totale sicurezza anche nell'off-road, cosa che finora nessun altro pneumatico faceva. Infatti il pneumatico da trail o da grande enduro ha caratteristiche completamente diverse da quelle che abbiamo detto fino adesso, perché parlavamo di pneumatici destinati al fuoristrada, al 99% al fuoristrada nel caso dell'enduro,
Qua invece abbiamo dei pneumatici quantomeno 50-50 per quegli utilizzatori che gli piace andare su strada, ma gli piace anche fare qualche uscitina nella strada battuta o nella strada bianca. Questo ci permette di avere un battistrada consistente che possa sopportare le potenze di un 1000 bicilindrico e il suo peso, ed una spalla che sia in grado di ammortizzare le asperità del terreno. Prima di tutto è un pneumatico radiale, perché dovendo andare su strada e con moto estremamente pesanti è l'unica strada percorribile. I pneumatici si dividono in due macro categorie che sono definiti: pneumatici diagonali o pneumatici radiali. Visivamente non possiamo vedere se un pneumatico è radiale o longitudinale, se non perché deve essere riportata la R prima della misura del cerchio. La differenza tra un longitudinale e un radiale è semplicemente di come vengono poste le tele sulla carcassa. La caratteristica principale di questo pneumatico dovrà essere quello sicuramente di darci confidenza e sicurezza in fuoristrada, ma anche percorrenza in termini di durata, ma sicurezza anche nelle condizioni su asfalto, in condizioni di asciutto e di bagnato. Scrivetemi qua sotto quali gomme voi utilizzate, ma soprattutto, come si dice, gli pneumatici o i pneumatici? Ciao!